Perché vai elettrico e qui in un'autofficina di Reggio Emilia, Corradini, che è a un passo dalla 1, cioè dall'uscita di Reggio Emilia dell'autostrada del Sole? Ma siamo qui perché noi parliamo sempre di ricarica, autonomia, appunto che cosa succede alle auto elettriche in tutte le situazioni, ma se un'auto elettrica rimane in panne, magari perché ci si è dimenticati di ricaricare, che cosa succede, come funziona il soccorso? Ecco, oggi lo sperimenteremo. Io stesso sono un automobilista elettrico, per fortuna non sono mai rimasto a piedi, però sempre meglio essere previdenti e sapere che cosa succederebbe nel caso. E quindi chi potrebbe intervenire, perché non tutti possono intervenire su un'auto elettrica. E quindi informiamoci qui da Europe Assistance e da Corradini per capire che cosa succede e come si interviene in sicurezza. Buongiorno, piacere, Mauro, eccomi qua. Benvenuto all'autofficina Corradini, si accomodi pure. Grazie, cominciamo con l'intervista a parlare di auto elettriche e soccorso. Alessandro, se cambia il mondo dell'auto andando verso l'elettrico, cambia anche il mondo dell'assistenza. Che cosa succede se un'auto elettrica resta in panne? Cioè, qui l'esperienza, il know-how di Europe Assistance è decisivo, perché probabilmente mettere le mani su un'auto elettrica non è come metterle su un'auto a benzina o a gasolio. La formazione relativa all'assistenza sulle vetture con una tecnologia peculiare come le auto full elettriche prevede una formazione di base precisa già alle spalle, soprattutto per quello che riguarda la materia della sicurezza. Sotto questo aspetto le officine di Europe Assistance sono certificate e possono erogare assistenza per questa tipologia di veicoli. Tra le nostre attività c'è quella di andare con dei mezzi green, soprattutto nelle grandi città, per ripristinare la corrente alle vetture che sono rimaste prive di energia con dei apparati appositi, in maniera tale che l'automobilista, il proprietario dell'auto, possa raggiungere la prima colonnina utile e, una volta terminata la ricarica, riprendere il viaggio. Gloria, voi siete in prima linea qui, tra l'altro siete a un passo dall'autostrada del Sole, qui dal casello di Reggio Emilia, e quindi poi voi effettivamente le auto elettriche le soccorrete quando capita che siano in panne. Che cosa cambia per i vostri ragazzi quando intervengono su un'auto elettrica? Ma allora, le differenze sono sostanziali, ovviamente, perché sono due veicoli totalmente diversi, e ovviamente anche c'è la necessità di avere del personale formato e che sia in grado di gestire una situazione di questo tipo. I nostri ragazzi sono tutti formati appunto in questo senso e occorrono quindi personale apposito formato, e anche i mezzi comunque devono essere idonei per un carico di un veicolo di questo tipo. Alessandro, però con voi avere necessità di un'auto sostitutivo può anche essere un'opportunità, nel senso che uno potrebbe per la prima volta provare un'auto elettrica. Come funziona? La flotta di Europe Assistance è formata per il 10% da vetture full electric. L'utilizzo di queste vetture, l'utilizzo medio di queste vetture ha già superato il 45% e il trend è in crescita. Questo ci permette di capire che stiamo andando nella direzione delle esigenze degli automobilisti. In che senso? Soprattutto coloro che vivono nei centri urbani, i cui centri storici sono sottoposti a vincoli per quello che riguarda motori endotermici, attraverso l'utilizzo dell'auto elettrica possono sfruttare le corsie a ZTL, zona traffico limitato, piuttosto che i parcheggi sotto forma gratuita. Europe Assistance si sta anche adoperando nella realizzazione di una rete di colonnine attraverso il nostro network di fornitori. Queste colonnine sono già reperibili attraverso un circuito di app riconosciuto sul circuito nazionale e contestualmente sono già operative circa 70 unità. Ok, allora Gloria, Alessandro ci ha detto che c'è l'opportunità di avere un'auto sostitutiva elettrica, ma voi date quest'auto, poi quando i clienti tornano che cosa vi dicono? Sono contenti, scontenti? Noi siamo appunto centro noleggio da un paio d'anni con Europe Assistance e appunto abbiamo avuto questa fornitura di auto elettriche. Inizialmente ovviamente qualche dubbio c'è, ovvio, però devo dire che abbiamo avuto una risposta molto positiva dai clienti che comunque vengono da noi, che hanno un problema con la loro macchina e ovviamente necessitano di avere un'auto sostitutiva. Noi ne abbiamo diverse appunto elettriche,
Alcuni sono proprio felici, contenti e non vedono l'ora, altri ammetto che sì, magari una qualche esitazione ci può essere, ma ad ogni modo, cioè, con i nostri ragazzi che sono tutti formati anche per assistere, insegnare comunque il primo utilizzo, il primo impatto, devo dire che noi abbiamo avuto una risposta assolutamente positiva. Insomma, come abbiamo capito da Alessandro e da Gloria, se capita di rimanere a piedi con un'auto elettrica, eventualità per la verità abbastanza remota, bisogna far intervenire degli specialisti e sicuramente Europe Assistance è una specialista attrezzato per farlo. Se poi invece rimanete a piedi, anche qui speriamo di no, con un'auto termica, beh, può essere un'opportunità presso Europe Assistance, quando appunto venite soccorsi, per provare un'auto elettrica come auto sostitutiva, che è un'esperienza che poi vi consente di dare un giudizio non per partito preso, ma appunto avendo provato quest'auto per i giorni che vi servono in attesa che il vostro mezzo venga ripristinato.